È tutto pronto. E ora vola, bello mio. Questa settimana sono spariti 3 documenti segreti. Chiunque sia, questa spia è davvero brillante. È l'ultima volta che ci prende in giro. Ci siamo. Un po' più avanti. Gli agenti dell'FBI non scopriranno mai come rubo i loro segreti. Splendido, splendido. Missione compiuta. Che cosa mi hai portato questa volta? Con questo ritmo diventerò presto la spia più ricca della storia. Ehi, ce l'ha fatta di nuovo. C'è soltanto una persona che può risolvere questo crimine. Chiamiamo l'agente 839. Dacci dentro, House, puoi farcela. Hai già perduto 4 chili di ciccia. Bene, mi merito una bella ricompensa. Perché mi torturi così, Zed? Perché il capitano Harris vuole che sviluppi un po' i muscoli. Oh, no! Ma mi fa male. Conosci il detto che sei nato per soffrire? Pronto? Del distretto della scuola di polizia. Attenda, prego. Del distretto della scuola di polizia. Attenda, prego. Del distretto della solita di polizia. Attenda, prego. Aiuto! Qualche problema, Hux? Mi voglia scusare, signorina. Oh, lei mi fa girare la testa. Io sono l'agente 839 dell'FBI. Ho sentito bene? FBI? È davvero un onore per me. Mi presento, capitano Harris, capo del distretto. Sto cercando l'agente Swichak, capitano Harris. Swichak? Sospettavo che fosse una spia nemica. Nessuno potrebbe essere tanto idiota sul serio. Capitano, si dà il caso che l'agente Swichak sia mio fratello. Oh, bene, beh, certo, ora devo andare. Il dovere mi chiama altrove, sa com'è, vero? Salve, sono il sergente Mahoney e questo è l'agente Jones. Swichak è in palestra ad allenarsi, le facciamo strada. Non sapevamo che avesse un fratello. Carl è un tipo molto riservato, molto. Carl? Non sapevo che Swichak avesse un nome di battesimo. Non posso andare avanti ancora per molto, Zed. In questo caso aumento la velocità, così finisci prima. Salve, Zed, hai visto Swichak? Certo, non lo vedi, è là che... Oh no, ho perso il mio migliore amico. Dove sei sparito, piccoletto? Oh, cielo. Ma quello è mio fratello Doug. Zed, ti presento l'agente Doug, dell'FBI. Cosa? Dell'FBI? Caspita, voi ragazzi non perdete certo tempo. Swichak è scomparso solo da qualche secondo e poi... Veramente sono in città per un altro caso e vorrei riabbracciare il mio fratellone. Fratellone, deve esserci uno sbaglio. Ho qui una foto di quando eravamo piccoli. Ah, ma sembra più vecchio. Solo che allora era più alto. Questo è il mio numero alla centrale operativa. Dite a Carl che mi chiami, per piacere. Sarà fatto. Sempre che si riesca a trovarlo. Dio mio, forse è stato rapito da un gruppo di alieni che l'hanno rinchiuso nella loro astronave. Vuoi dire quelle creaturine verdi? Già. Proprio come quella creaturina verde. Saresti verde anche tu dopo essere stato chiuso nell'armadietto di House. Mamma mia, è peggio di un deposito di aglio. Ehi, di un po', hai lasciato le tue impronte sul gorgonzola. Devi scusarmi, House. Ma che ci facevi lì dentro? Mi nascondevo da Doug. Che cosa? E perché ti nascondi? Doug è sempre stato più forte, più bello, più in gamba. Insomma, più tutto di me. E allora lo sono anch'io, ma da me non ti nascondi. Non posso farci niente. Avere Doug sotto gli occhi mi ricorda che io non sono che un essere insignificante. Oh,
Povero il mio quattr'occhi. Ah, bisognerebbe aiutarlo a sentirsi più sicuro. Ragazzi, non stupitevi, conosco un sistema infallibile. Mezzogiorno meno 10, Zed sta arrivando con Switchak. Infiliamo le maschere. Ricevuto. Non mi sono mai sentito così idiota. Non farla grossa, Tak, era l'ultimo costume rimasto. Ok, è chiaro a tutti il piano? Facciamo in modo che Switchak catturi i tipacci che rapinano il negozio di giocattoli, così suo fratello penserà che è un eroe. Perfetto, e ora prepariamoci. Questo vale anche per te, fatina bionda. Non sopporto le prese in giro. Ci sono guai in vista! L'FBI ha chiamato in azione l'agente 839! È l'uomo migliore che hanno! Eh? Non ci volevo. E ora anche la polizia! Ok, socio, il posto è questo. Lascia perdere! Siamo vicini al palazzo dell'FBI! Non voglio scendere da questa macchina! Hanno denunciato un tentativo di rapina all'emporio di giocattoli! Non devono uscire vivi di qui, capito? Capito! Andiamo, Switchak, non sarà poi la morte! Che diamine! Una volta entrato dentro, non corri più il rischio di incontrare Doug! Facciamo presto! Ehi, aspettami! Siete pronti? Arriva! Avete visto passare per caso un annetto vestito di blu? È il mio collega. È andato di là. Ma le ringrazio sentitamente. Che bella coppia di ninja. Prendete quei due o avete chiuso. Lo consideri già fatto. Devo trovare il Switchak. Maoni lo vuole nel vicolo a mezzogiorno spaccato. Switchak! Sei qui dentro? Certo che gli orsacchiotti non sono più quelli di una volta. Switchak! Dove sei, vecchio mio? Oh, allora siamo stati invasi. Ehi, facci piano, io sono uno dei buoni. Ok, te lo sei voluto, amico. Beccati questo e questo e questo. Non mi arrendo tanto facilmente! Dovrai uccidermi piuttosto! Beh, forse un paio di volte ci ho pensato! Switchak! Andiamo, dobbiamo finire la nostra perlustrazione! Wow! Dovrò cavarmela da solo! Questo è un alleato su cui si può sempre contare. E se quegli sbirri tornassero? Siete pronti, ragazzi? Ok, Zed, comincia lo spettacolo. Presto, Switchak! Qualcuno sta forzando l'entrata posteriore dell'emporio! Chi sono? Tre orribili tipacci e una fatina bionda. Mamma mia, che brutte facce! Adesso tu li arresti mentre io vado a cercare Doug. Volevo dire... aiuto! Zed, non abbandonarmi! Quella fatina ha un'aria poco rassicurante. Ma un poliziotto deve fare il suo dovere, costi quel che costi! Ok, ma scalzoni, vi dichiaro in arresto! Oh, io... così mi rompi il braccio! Caspita, sono stato io. Lei è fortissimo, agente. Fermi dove siete, avrete lo stesso trattamento. Sì, signore. Solo non ci faccia troppo male, per favore. Ma che ciance, tutti contro il muro. Attento, mattone in arrivo. Non ci casco, è un trucco vecchio come il mondo. E vi stupite se porto sempre il casco? Ci siamo quasi, Doug, sono nel vicolo! Switchak, di qualcosa! Ehi, voi! Cosa avete combinato al mio fratellone? E ora che si fa? Proviamo a implorare pietà! Che male deve fare! Ai, poveretto, che cazzotto! Ma guarda quel braccio, che posizione strana! Su, colpisca, che aspetta? I malfattori devono essere puniti come vuole la legge.
Io non posso, non ho mai colpito una donna. Come osa? Io non sono una donna. Vede? Ah, allora in questo caso... Oh. Bravo, è così che si fa. Bisogna andare pesante con i criminali. Carl, svegliati, sono io. Doug, cos'è successo? Un piccolo guaio, ma ti ho risolto tutto io. Già, è sempre stato così. Tu corri sempre in mio aiuto, eh? Se no, a cosa servono i fratelli minori? Ad aiutare i maggiori minorati! Aspetta, Carl, torna indietro! Signor Bimbleman, le dà fastidio se mi fermo qui ancora un momento? Certo che no, agente. Gli amici della legge sono anche miei amici. Guardi che bel giocattolino ho qui per lei, eh? Vuole giocarci un pochino? Oh, wow! Sul serio? Si accomodi, lei è mio ostaggio, è mio ospite. Con questa leva muove il cannone. Così? Precisamente. Ora che cosa devo fare? Deve solo premere il pulsante. Le assicuro che è un divertimento esplosivo. Coraggio, preme il pulsante. E la Sweet Jack! Vediamo cosa... Accidenti, ora abbiamo un problema. Spiacente, signor Bimbleman. Magari torno a giocare più tardi. Ho una ruota a terra. Ok, corro a prenderne una nuova. Tu aspettami qui. Già che ci sei, prendi anche un tettuccio nuovo. Ma... Se non voglio che Doug mi veda, questo fa proprio al caso mio. Ma come faranno quelle spie a introdursi qui dentro? Signor Doug, posso parlarle un momento? Certo, Zed. Cosa c'è? Beh, vede, le cose stanno così. Zed, attento, guardati alle spalle! Ma siamo noi! Che ci fate conciati in questo modo? È una lunga storia. E così ci siamo fatti passare per ladri. E perché Switchak arrestandoci avrebbe fatto una bella figura. Si sente inferiore perché non ha successo quanto lei. Ma è una cosa ridicola. Sì, proprio come il piano A. Giusto, per questo bisogna passare al piano B. Ok, lui è dentro la sua cassetta della posta. Sapete tutti cosa fare? Certo, noi perfidi ninja picchiamo di santa ragione. Finché Zed arriva con Carl che mi salva. Qui dentro mi sto sciogliendo dal caldo. Ho tanta voglia di una bella bibita ghiacciata. Oh no! Tuo fratello sta per essere aggredito da quei feroci ninja. Ok ragazzi, mettetecela tutta. Guarda qua, l'ho visto fare in un vecchio film di Bruce Lee. Polizia, aiuto! Non mollarlo! Ma perché quei cattivi ninja stanno picchiando a sangue il tuo fratellino? Switchak! Switchak! Il mio amichetto è sparito nel nulla! Fermi! Aspettate! Smettetela! Nessuno potrà più salvarti, agente 839. Risparmiate il fiato, ragazzi! Switchak non c'è più! Che cosa? Letteralmente scomparso. Rivediamoci e vediamo di trovarlo. Doug, tu aspetta qui nel vicolo. Ok, ma non metteteci troppo, abbiamo solo un'ora per il pranzo. Anche quello è un agente. Ma possibile che non abbiano altri hobby? Levatelo di mezzo. Questa volta non falliremo, capo. Speriamo che tornino presto. Tu, le palati a molire. Siete già di ritorno. E con una corda per di più. Bella trovata, ragazzi. Legatemi ben stretto. Ok, amico, ok. Fermi! Ma dove mi state portando? Ehi, ma voi non siete gli agenti Mahoney e Jones? Non ve la caverete impunemente. Ecco fatto, Bimbleman sarà contento. Dov'è Doug? Magnifico, adesso manca anche lui. Prima sparisce Switchak, ora il fratello. Deve essere un vizio di famiglia. Ciao, ragazzi! Ehi, e come mai vestiti di scuro? Andate forse a un funerale? Sì, il nostro, se non ritroviamo Doug. Cosa vuoi dire?
Era tutto un piano per farti riappacificare con Doug, ma l'abbiamo perso. Vi siete persi il mio fratellino? Stai calmo, sono cose che succedono. Non mi interessano le vostre scuse. House, controlla i bar. Jones, tu sei taccia ai cinema. Zed, occupati del porto e tu batti questa zona. Ma... Niente ma! Sono io ora che do gli ordini. Stabilirò una base operativa nell'emporio di Bimmelman. Capperi, non l'ho mai visto così prima d'ora. Sì, sembra un poliziotto fatto e finito. Già, così mi piace. Ragazzi, sono fiero del mio compagnuccio. Pagherai per aver rovinato i miei piani. Io, signor Bimmelman. Ma lui è tornato. Io penso allo sbirro. Fate in modo che questo non fiati. Ah, eccola qui, signor Bimmelman. Mi dispiace, agente. Siamo chiusi. Sto facendo l'inventario. Per caso non hai incontrato un tizio alto prestante che assomiglia a circa a lui? Hai visto troppo, nanetto? Catturatelo! Oh, oh. Bene, si è fatto tardi. Ux, Bimmelman è un criminale e una spia. Oh, un'altra cosa. Aiuto! Che tutte le unità si dirigano all'emporio di giocattoli. Un collega in difficoltà. Fatemi posto! Avvezziamolo! Dove se n'è andato? Deve pulessele da qualche parte! Oh. E di là! Devo difendermi ad ogni costo! Contatto! E lei, kamikaze! Scappa! Aiuto! Aiuto! E così vuoi giocare, eh? Ripariamoci! Callahan, Hightower, che sta succedendo? Bimmelman e i suoi tengono Switchak e Doug in ostaggio. Oh, è una famosa spia di fama internazionale. Non sapevo che il signor Bimmelman avesse un doppio lavoro. Per voi è finita, Bimmelman. Uscite con le mani alzate. Sì, uscirò, ma con qualcosa di meglio. Giocattoli nemici a ore tre. Carica! Ritirata! Che umiliazione. Battuti da soldati semplici in miniatura. Jones, tu conosci la sua lingua. Digli qualcosa. Tu e la tua boccaccia. Calma, ragazzi, siamo fra colleghi. Che disastro. Ed è solamente colpa mia. Tocca a me sistemare questa faccenda. Non ho mai legato tanti nodi da quando ero Boy Scout. Speriamo almeno che funzioni. Che diavolo succede? Aiuto! Aiuto! Qualcuno ci liberi! E due, adesso pensiamo al capo. Sto vincendo grazie ai miei giochini. Fermi! Cosa fate? Non così! Il mio telecomando si è rotto! Dividiamoci e cerchiamo Switchak. Qui ci sono dei ninja e sono impacchettati. E qui c'è una mortadella insaccata. Bella battuta. Già, spiritosa. Salve, ragazzi, sono qui dietro. E Switchak. Voi state bene? Sì, grazie a Carla. Oh, mi vergogno tanto, è colpa mia se sei finito in questi pasticci. Vergognarti? Ma se da solo hai smascherato una spia di fama internazionale e mi hai salvato la vita. L'ho fatto! L'ho fatto! E così consegno all'agente Carl Switchak la più alta onorificenza dell'FBI, la medaglia al valore. Tra parentesi, lui è il mio fratellone. Switchak, ti senti bene? Come dire, travolto e schiacciato dal peso dell'onore.